subito il benvenuto ad Andrea Paltrinieri, Università Cattolica, che è in nostra compagnia in studio. Andrea, grazie, è un grande piacere averti con noi. Grazie Alessandra dell'invito, una buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Allora partiamo, poi facciamo il focus sulle commodity senza alcun dubbio, ma da un quadro un po' più generale, cioè mercati decisamente in difficoltà da una parte, inflazione, ieri abbiamo visto dell'Eurozona numeri abbastanza alti anche se in linea con le attese, poi Lagarde che ha lanciato un allarme importante che probabilmente questo non è il peggio in termini di numeri. Oggi alle 12 fra le altre cose la situazione sui salari, perché se dovesse verificarsi questa spirale sarà un po' difficile, quindi ti chiedo diciamo una panoramica della situazione in cui ci troviamo e soprattutto come bisogna comportarsi se uno è investitore. Certo, allora diverse situazioni da analizzare, la situazione macroeconomica e la situazione relativa ai mercati finanziari. Dal lato macroeconomico abbiamo visto recentemente sia lo speech di Christine Lagarde e certamente anche di Powell, e abbiamo visto che in entrambe le aree geografiche assistiamo a problematiche relative ad inflazione e a problematiche relative alla crescita economica. Effettivamente io mi aspettavo una riduzione della crescita economica maggiore secondo le stime sia della Federal Reserve che della Banca Centrale Europea in relazione agli ultimi eventi, però da questo punto di vista da entrambi i lati dell'oceano sono stati abbastanza positivi, e anche altre organizzazioni internazionali ritengono che la crescita economica sia ancora in atto, ancorché un pochino più limitata, un punto virgola due percentuale in meno rispetto al pre-guerra. Certo, dal lato inflazionistico le cose non possono che peggiorare adesso, ovviamente abbiamo visto l'indicatore CPI ieri dell'Eurozona, abbiamo visto l'indice dei prezzi al consumo allo stesso modo degli Stati Uniti, abbiamo visto gli indicatori dei prezzi la produzione, insomma questo sia dal punto di vista dell'inflazione che noi chiamiamo headline, quindi quella relativa alle materie prime, sia dal punto di vista soprattutto in area statunitense dell'inflazione core e quindi quella ad esclusione delle materie prime soprattutto agricole ed energetiche, ecco, non vedo miglioramenti nel breve periodo e direi neanche nel medio termine. Infatti secondo me le previsioni sia di Powell che di Christine Lagarde sono state un po' al ribasso rispetto alle probabili aspettative di inflazione nel medio termine. Ecco, però per ciò che riguarda i mercati finanziari stiamo assistendo a un leggero decoupling nel corso degli ultimi due giorni, infatti abbiamo visto un fortissimo rialzo del mercato americano, soprattutto dopo l'intervento di Powell, per me non inatteso, perché in pratica Powell ci dice che il mercato del lavoro è davvero robusto, sosterrà i consumi e di conseguenza anche un rialzo corposo di tassi di interesse non potrà fermare questa robusta crescita economica che abbiamo visto anche ieri con i dati relativi al mercato del lavoro, i jobless claim, 214.000 unità. E invece l'Europa che arranca è soprattutto trainata da questi continui elementi di carattere geopolitico e da queste continue headline che stanno uscendo ogni ora, soprattutto con riferimento non solo alla situazione russa-ucraina, ma anche agli interventi ovviamente di Biden da un lato e della Cina dall'altro. Settore bancario sotto pressione, però fammi dire una cosa Alessandro, a conclusione di questo, attenzione che forse la pressione è eccessiva rispetto non solo all'esposizione diretta delle singole banche, non solo europee ma anche italiane, ma considerando anche il contesto macroeconomico. Ricordiamoci che un incremento dei rendimenti, come ad esempio il Bund che adesso sta toccando 0,37% in termini decennali, incrementa anche questo margine di interesse che è da tanto che non lo vedevamo, soprattutto con riferimento alle banche commerciali. Quindi profittabilità controllato dell'attivo. No, assolutamente, poi hai toccato un altro punto molto importante che sono state le stime di crescita, sì riviste al ribasso ma la crescita rimane robusta. Per concludere il nostro quadro macro, ecco Biden, scusate Powell, ho già fatto confusione, Powell ha detto che non ci sono rischi e probabilità di una recessione nel 2022, però se la Fed dovesse seguire il dot plot, cioè se i rialzi dei tassi con una crescita comunque dal 4 al 2,8% per il 22, c'è qualche rischio effettivamente, perché ci tengo a sottolineare che le banche centrali non sono riuscite a fornirci diciamo delle proiezioni corrette negli ultimi 6 mesi, ovviamente immagino che sia molto difficile, per carità, uno non si poteva immaginare una guerra di queste dimensioni in Europa. Sì, certamente, abbiamo visto non solo dal lato americano ma anche dal lato europeo, certo, la difficoltà di previsione detta anche dalla Lagarde con riferimento ai modelli econometrici per le stime di crescita e di inflazione. Però per ciò che riguarda gli Stati Uniti, davvero io credo la crescita sia robusta. Ricordiamoci sempre che per gli Stati Uniti il prodotto interno lordo è composto soprattutto dai consumi, impattano per circa il 70% come fattore all'interno del prodotto interno lordo. Finché siamo in un regime che io
ritengo essere di piena occupazione, veramente al di sotto del 4%, abbiamo visto le stime del mercato del lavoro in termini di tasso di disoccupazione, i non farm payroll veramente robusti, l'incremento dei salari, come dicevamo prima, e delle ore lavorate, quindi un mercato che è veramente tight. Ecco, nel momento in cui si incrementano i salari, abbiamo visto anche JP Morgan 3 settimane fa incrementare per la terza volta in un anno il salario minimo. Ecco, questi sono consumi che poi verranno immessi nel mercato e certamente nel momento in cui i consumi sorreggono, abbiamo visto anche ieri il mercato immobiliare è in piena salute, quindi anche se ci fosse un piccolo decremento dal lato degli investimenti in capitale fisso, io credo che la crescita statunitense non sia toccata neanche da 6-7 rialzi dei tassi di interesse. Io me ne aspettavo un pochino meno dopo la guerra, 5. Però vedremo che cosa ci dovremo aspettare nel corso del medio termine. Ecco, dunque veniamo anche al tema inflazione, che è completamente legata in questo caso anche al prezzo dell'energia. Poi ci sono diversi piani di diversificazione per quanto concerne l'Italia. Draghi mi sembra molto deciso, ci sono vari decreti che sono talmente tanti che inizia a essere difficile effettivamente ricordarsi tutti. Però sono, diciamo, interventi in aiuto dei cittadini. Io vorrei partire con il petrolio perché è grande contributor senza alcun dubbio e poi le fonti ha cercato di spiegare quanto sia difficile effettivamente sostituire il petrolio russo sul mercato per motivi proprio tecnici della consistenza del petrolio russo, che è molto diverso rispetto a quello iraniano, che si suppone ovviamente che l'Iran potrebbe rientrare sul mercato insieme a Venezuela. Quindi ieri ovviamente è arrivato un allarme dell'AIE, Agenzia Internazionale dell'Energia, che potrebbe esserci una carenza di approvvigionamento a causa delle sanzioni. Quanto potrebbe contribuire all'inflazione? Cosa si fa? Io non lo so, in questa situazione cosa si fa, Andrea? Che cosa proponete voi specialisti? Questa mattina è uscito un report della stessa agenzia che ci ha dato una decina di linee guida, un po' forse anche scherzoso direi, tra cui anche diminuire la velocità all'interno delle autostrade. Ecco, al di là di questo report che insomma invito a leggere ma con una certa, diciamo, superiorità, il problema del petrolio è davvero rilevante. Ti ricordi, Alexandra, ne parlavamo anche prima dell'emergere della guerra. È rilevante sia dal punto di vista della domanda e offerta, ma attenzione anche dal punto di vista veramente finanziario, e qui dobbiamo entrare un po' nel dettaglio, perché dal punto di vista della domanda e dell'offerta certamente la situazione era tight anche prima, quindi molto stretta in termini di petrolio sia dal lato WTI sia dal lato Brent e anche nelle componenti come ad esempio il petrolio degli Urali, la componente russa. Se noi a questa situazione già tight eliminiamo 10 milioni di barili di petrolio al giorno prodotti dalla Russia, o comunque eliminiamo l'esportazione di 5 milioni di barili di petrolio al giorno, e o dall'altro lato eliminiamo davvero il petrolio russo, è chiaro che negli altri comparti questa situazione può avere degli effetti anche di domanda e quindi altre tensioni negli altri comparti del petrolio, anche se la Russia poi dovesse vendere il suo stesso petrolio a $20 al barile in meno rispetto ad altri come ad esempio il Brent. E questo dal punto di vista della domanda e offerta, ed effettivamente ieri l'Energy Information Administration ha detto che probabilmente nel secondo e nel terzo trimestre torneremo in una situazione di undersupply, quindi una situazione in cui la domanda è superiore all'offerta. Però attenzione, dal lato finanziario, già prima della guerra, dicevo, c'erano queste problematiche. La struttura della curva di scadenze, molto importante per analizzare ogni materia prima, in cui si deve guardare non solo il primo contratto ma tutti gli altri contratti, era già prima una struttura che noi chiamiamo per backwardation, cioè una struttura in cui le persone erano preoccupate di ciò che poteva accadere, una struttura in cui le persone e le imprese tendevano a comprare il petrolio anche sul mercato fisico. Questa in termine tecnico si chiama la convenience yield, cioè la capacità di voler comprare petrolio per paura che non ce ne sia sufficienza. È chiaro che questa struttura è stata molto acuita anche dopo l'emergere della guerra. La differenza tra il primo e il secondo contratto, soprattutto del Brent, ha anche raggiunto $8 al barile. Queste situazioni non possono non essere notate sia a livello governativo ma sia a livello di analisi finanziaria. Sono situazioni di mercato molto tight, noi chiamiamo così, molto strette, che non sono consone in una normale situazione di mercato, e questo ci fa capire che anche dal punto di vista finanziario gli investitori erano già prima preoccupati, prima dell'emergere della guerra, appunto. No, assolutamente, però volevo semplicemente capire i prezzi a cui stiamo assistendo. Ovviamente attualmente sono abbondantemente sopra i $100, poi ovviamente questa domanda riguarda anche il gas naturale, ma tra poco ci arriviamo. Vedo il petrolio oggi a rialzo, più i rialzi di ieri, questi sono rialzi ulteriori, per carità, si tratta anche di una
speculazione o meno, qua la situazione è diversa perché diciamo che probabilmente il flusso di petrolio da parte della Russia è diminuito effettivamente perché tante aziende hanno fatto la scelta propria, scelta privata, di non acquistare petrolio russo, quindi qua effettivamente i flussi sono diminuiti. Per quanto riguarda il gas, Cingolani, il ministro della transizione ecologica, invece ci diceva che ecco, questo rialzo dei prezzi non è normale perché effettivamente l'offerta rimane come è. Non lo so, io cerco di far capire ai nostri telespettatori effettivamente come stanno le dinamiche e se si tratta di una pura speculazione o meno. Allora, due problemi differenti però interconnessi. Cosa vuol dire speculazione? Cioè flussi speculativi, ovvero ingressi degli investitori istituzionali, ad esempio dal punto di vista finanziario, nei diversi comparti delle materie prime. È chiaro che c'è speculazione all'interno dei mercati finanziari, però attenzione, le materie prime sono un asset class molto particolare e legata anche alle situazioni di domanda e offerta. Provate a pensare a questa situazione, ovvero ad una situazione in cui c'è una forte domanda, perché abbiamo visto che le problematiche relative al Covid, pur magari essendoci ancora al di là della Cina, sembrano ormai trascurate nei paesi occidentali, e quindi domanda per aerei, quindi kerosene, che è un derivato del petrolio, domanda per benzina, quindi gasoline, che è un derivato del petrolio, quindi una fortissima domanda legata comunque ad una riduzione di offerta, perché non dimentichiamoci che l'organizzazione dei paesi produttori OPEC Plus assieme alla Russia avevano deciso di limitare l'offerta e solo aumentarla di 400.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa era già una situazione di partenza molto tight. Provate a pensare agli investitori che potenzialmente potrebbero, nella gestione dei loro portafogli di investimenti, ipotizzare una riduzione di ulteriori 2, 3, 4 milioni di barili di petrolio al giorno. Quindi non è un comportamento speculativo, sono delle reazioni degli investitori tali da poter generare ovviamente rialzi all'interno dei mercati finanziari, ovviamente la struttura della curva forward che abbiamo detto prima, backwardation, ma inerenti a ciò che sta succedendo. Quindi io non capisco che cosa voglia dire la speculazione. E la stessa cosa nel mercato del gas naturale. Noi abbiamo una situazione, purtroppo, per diversi elementi che abbiamo già notato nelle puntate precedenti, cioè ad esempio una forte domanda di gas naturale, problematiche relative all'offerta, per cui Gazprom già prima della situazione russa non consegnava gas, problematiche relative alle scorte, purtroppo siamo partiti con storage, quindi con un livello di scorte molto basso quest'anno, e con flussi di gas naturale provenienti dalla Russia molto bassi. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato forti utilizzi di gas, una forte riduzione delle scorte, che solo ora si stanno alimentando grazie a due componenti: il meteo, che per fortuna è stato favorevole nel corso del periodo invernale, e l'afflusso di qualche componente di gas naturale liquefatto da diverse aree globali, soprattutto dagli Stati Uniti. Al di là di questo, la situazione domanda e offerta di gas era addirittura tight prima dell'emergere della guerra, e anche qui non capisco la problematica speculazione. Se vogliamo una situazione più leggera, dobbiamo agire in modo differente, quindi avere altre importazioni di gas naturale da altri elementi, oppure ridurre la domanda. Non è proprio semplice, alcune imprese adesso stanno chiudendo per problematiche inerenti, oppure cercare di aumentare l'offerta, in questo caso con ad esempio nuove pipeline. Ieri citavate la EastMed e io sono perfettamente d'accordo a riguardo. Ecco, giusto per capirci, il governo italiano, ma ovviamente questo non è un problema legato all'Italia, è un problema globale, insomma, soprattutto legato all'Eurozona, perché diciamo che negli ultimi decenni si è, come dire, resa molto dipendente alla Russia in termini di importazioni di gas naturale. Ora la situazione è quella che è, c'è una guerra a tutti gli effetti, probabilmente. Non lo so, si potrebbe estendere. Io, da una persona che conosco bene la situazione dell'Europa dell'Est, dai discorsi di Putin mi sembra che non si tratta comunque di un obiettivo solo all'Ucraina, si tratta di un'espansione molto più importante. Allora, detto ciò, si cerca di ridurre ovviamente questa dipendenza, però siccome seguo il vostro dibattito su Twitter, ma lo seguono immagino gran parte dei nostri telespettatori, tu dici spesso che non si può fare nel breve termine. Innanzitutto ti chiedo una valutazione di quello che ci propone il governo italiano
diversi paesi, dove andare a cercare effettivamente gas naturale, una diversificazione molto marcata nel breve termine. Tutti questi piani sono plausibili, non sono plausibili? Quali sono invece le soluzioni a tuo avviso? Lo sai Alexandra, la situazione è molto complessa. Questo rischio che hai evidenziato tu ha un termine tecnico, si chiama rischio di concentrazione, rischio di controparte. Noi purtroppo nel corso degli ultimi anni non l'abbiamo gestito in modo efficiente, per cui abbiamo il 40% delle nostre importazioni che deriva dalla Russia. Questo 40% delle importazioni non può essere sostituito dall'oggi al domani. Quindi quando io sento dire ok, arriveremo fino alla fine dell'inverno con il gas che abbiamo, e per fortuna la fine dell'inverno è fra 3 giorni, però al di là di questo noi dobbiamo pensare nel medio e lungo termine. Allora sì che potenzialmente possiamo ridurre il nostro rischio di concentrazione. Lungo termine cosa vuol dire? 24 mesi, forse 36, forse 48. Questo è l'orizzonte temporale su cui noi dobbiamo giocare. Primo punto. Secondo punto, come facciamo? È molto difficile andare a cercare di rubare gas, per esempio, dal Qatar. Qatar che ha una spare capacity, quindi una capacità produttiva molto bassa, e ha già contratti di lungo termine con tutti i paesi asiatici, quindi vanno bene gli incontri col Qatar, però questo vuol dire che noi dobbiamo rubare gas naturale liquefatto a paesi asiatici che hanno già sottoscritto contratti col Qatar. Può essere, però a che livello di prezzo? Si può fare. Secondo punto, gas naturale liquefatto statunitense. È il gas marginale, noi lo chiamiamo in questo modo. Qui c'è molta confusione. Due punti da evidenziare. Uno, gli Stati Uniti possono produrre entro quest'anno massimo 15 miliardi di piedi cubici di gas al giorno, ma come massima capacità produttiva. Adesso, per ciò che riguarda il gas naturale liquefatto e le esportazioni, siamo in una fase di manutenzione che è tipica della primavera, e per esempio adesso ogni giorno ne producono 3 miliardi di piedi cubici in meno. Questo gas va in tutte le direzioni. Come facciamo noi ad approvvigionarci di questo gas? Ovviamente dobbiamo avere un prezzo del nostro gas che sia competitivo rispetto agli altri, ed è per quello che vediamo la struttura del TTF che è molto più alta rispetto alla struttura del Henry Hub statunitense. Anche se noi riuscissimo a prendere tutto il gas naturale liquefatto americano, non sarebbe sufficiente. Vi ricordate quelle immagini della flotta di navi che arrivavano a dicembre? Pensate che tutta quella flotta lì impattava per circa 3 giorni di consumi di un'area sola come l'Inghilterra. Questo è il primo problema. Il secondo problema è, anche se dovessero arrivare tutte queste navi, come facciamo noi a portare il gas in Italia? Non abbiamo questa grande capacità di accoglienza. Per esempio ce l'ha la Spagna, ma dopo c'è un problema di trasporto dalla Spagna all'Italia, e qui emerge tutto il dibattito dei rigassificatori e dell'accoglienza del gas naturale liquefatto. Poi se entriamo nella tematica governativa e della potenziale fissazione di un cap, di un tetto al prezzo del gas, Alexandra, sai come la penso. Io amo l'efficienza dei mercati. Secondo me creare una situazione in cui un prezzo fissato al di fuori dell'efficienza dei mercati, al di là di, diciamo, particolari obiezioni, ad esempio dell'Olanda che sappiamo bene è padrona del contratto TTF, quindi dell'hub del TTF, può creare problemi di razionamento. Perché? Perché se noi fissiamo un prezzo massimo di gas, probabilmente non siamo così competitivi per poter accogliere il gas naturale dagli Stati Uniti, numero uno. Secondo problema, i fornitori effettivamente poi sono in grado di dire ok, se tu mi fissi 100 euro per megawattora io te lo consegno e non lo consegno alle controparti? Quindi attenzione, fissare un cap, bene, però siamo così forti per farlo? Uno, dovremo farlo assieme a tutta l'Unione Europea? Due, e tre, come reagiranno i fornitori? Io su questo punto non lo so. Questo era un punto molto interessante, e soprattutto per il price cap, ovviamente, giusto per capire se può essere una soluzione o meno, però riduce ovviamente qualsiasi tipo di price cap la competitività del mercato, a prescindere dal mercato. Ultimissima domanda, perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Allora, considerando quello che ci siamo detti, effettivamente siamo in un momento di rialzo dei prezzi che probabilmente durerà un bel po' di più rispetto al previsto, perché i problemi non si risolvono ad oggi, ma nel medio e lungo termine, come già detto. Torno sull'inflazione, senza fare populisti, ripeto, di destra e sinistra, i nostri telespettatori sono molto attivi, quindi iniziano a mandarci messaggini nel numero di redazione che noi seguiamo, e scriverci commenti sulle nostre piattaforme. Però
Considerando la situazione, non sarà un po' difficile non iniziare ad aumentare gli stipendi anche all'interno dell'Eurozona e l'Italia? Cosa significa ciò per la spirale stipendi-inflazione? Adesso infatti questo è un forte problema, cioè noi adesso assisteremo probabilmente ad una catena di passaggio dal vero rialzo delle materie prime rozze, quelle che noi chiamiamo raw, anche ai prodotti semilavorati, e quindi troveremo prodotti nei supermercati come la pasta ad un prezzo più rialzato, come il pane, ma allo stesso modo pensiamo anche al pesce. Ovviamente se i pescherecci non partono perché il prezzo del gasolio è troppo alto, capite bene che ovviamente prende meno pesce, quindi il rialzo del prezzo del pesce ci sarà. Quindi in un periodo, speriamo, di crescita economica, è probabilmente l'unico elemento è quello di provare ad alzare gli stipendi. Abbiamo visto che Christine Lagarde crede molto in questo, crede molto in una spirale positiva, quindi in un rialzo potenziale di stipendi trainati dalla crescita economica. Io vedo questo molto bene all'interno del mercato americano, prendiamoci un paio di mesi per vedere se riusciamo a farlo anche all'interno del mercato europeo. Eh sì, perché altrimenti sarà un pochettino difficile, anche perché aumentano i prezzi non solo dell'energia ma anche del cibo, certo. Del pane, della pasta, che fanno parte non della vita delle persone investite sui mercati con cui noi ci confrontiamo quotidianamente, ma di tutti noi, cioè noi in forma, in funzione di cittadini. Certamente, e ricordiamoci sempre che il pane è fatto con il grano, il wheat, e quindi il frumento, e sappiamo bene da dove viene, Ucraina e Russia. E in effetti si sono manifestati un bel po' di problemi. Grazie mille Andrea Paltrinieri, Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro. Grazie mille Alexandra e un saluto a tutti i telespettatori.